Vicepresidente, Assessore Viale, si avvicina il momento della conferenza dei sindaci dell'Imperiese, insomma proseguono questi stati generali sulla sanità, giusto? Il 4 aprile l'appuntamento. C'è un cronoprogramma molto preciso, perché sulla sanità non si scherza, bisogna dare delle date, delle scadenze, approfondire e poi decidere. Il cronoprogramma della riforma della sanità prevede che il mese di aprile vengano incontrate tutte le conferenze dei sindaci e il 4 aprile saremo a Sanremo a incontrare tutti i sindaci della provincia di Imperia. È un appuntamento importante, io so che i sindaci si sono preparati, ognuno per il proprio comprensorio ha studiato, approfondito coi colleghi il lavoro, i temi sono tanti, le esigenze diverse anche nelle varie aree. Abbiamo una situazione con la presenza di tre presidi, ognuno con delle caratteristiche, con delle esigenze. Uno dei temi è fare o non fare l'ospedale nuovo, è importante ascoltare i sindaci su queste tematiche. Ritengo che comunque, al di là dell'ospedale nuovo o meno, i cittadini del nostro territorio abbiano bisogno subito di risposte chiare e quindi occorre comunque anche sui presidi di Imperia, di Sanremo e di Bordighera decidere da subito che cosa fare con la riforma della sanità, attribuendo ad ognuno di essi un'identità certa, evitando che i cittadini, soprattutto nella provincia di Imperia, si affidino a risorse proprie, quindi ricorrendo al privato, se non ricevono risposte adeguate dal sistema sanitario regionale. La tassa occulta in provincia di Imperia sulla sanità è la più elevata di tutta la regione Liguria. È un problema che bisogna prima conoscere e lo abbiamo approfondito proprio con i dati che emergono dal libro bianco della sanità e poi affrontarlo e risolverlo.